Ma guardi, prima di parlare della Germania, parliamo del Portogallo. Il Portogallo ha praticamente il valore più basso d'Europa di questo fenomeno dell'incidenza e della diffusione della pandemia, si sta attrezzando per la terza dose e non ha questa crescita in modo apprezzabile. Perché? Andiamo a vedere che il Portogallo ha raggiunto quasi l'85% su tutta la popolazione, non solo su quella vaccinabile, di vaccinazione. Perché questo è successo? Non perché vaccinano anche i bambini sono circa un 10% della popolazione, ma perché non c'è alcuna opposizione vaccinale significativa. I portoghesi si vaccinano secondo le indicazioni del governo. Che cosa vuol dire? Che rispetto all'87-88%, scusatemi, ho sbagliato, 77-78% dell'intera popolazione che noi abbiamo oggi vaccinato in Italia, stiamo arrivando all'78-79, loro sono 85-86. Ricordiamoci che l'immunità di gregge è 88, quindi loro sono molto vicini a una condizione in cui l'epidemia tende a spegnersi e l'effetto si vede in modo clamoroso. In Italia noi siamo bloccati da circa un 20%, metà grosso modo di coloro che non si vogliono vaccinare, e metà all'incirca di coloro che non possono vaccinarsi perché sono i ragazzi, che ci impedisce di superare sull'intera popolazione questo 79, 70, forse 80%. La differenza di un 5-6% non è piccola, perché il fenomeno esponenziale sfrutta queste differenze per diventare col tempo molto grande. Quindi il Portogallo è un ottimo esempio su quello che a cui dovremmo tendere anche noi. Andiamo in Germania. In Germania ha una dose, una frazione di vaccinati più bassa del resto dell'Europa, significativamente più bassa che in Italia. Non così bassa come i paesi dell'est, Bulgaria, Romania, dove siamo arrivati a 30-40% valori bassissimi, però anche lì abbiamo un buon 5-7% di differenza rispetto all'Italia. Non è un caso che l'effetto di questa ondata autunnale abbia preso con molta forza raggiungendo numeri molto alti. Ricordiamoci sempre che gli esponenziali, quando partono piccoli, rimangono piccoli per un po', ma quando arrivano a un livello di altezza significativa, in due salti mettono in ginocchio un qualsiasi sistema sanitario. Ecco perché la preoccupazione in Italia di non raggiungere di nuovo valori di prevalenza, cioè la quantità di persone misurate come infette e che rappresentano anche la diffusione sull'intera popolazione, troppo alti, perché poi al primo momento in cui l'RT diventa un po' alto, i numeri iniziano a esplodere. Finché rimangono piccoli, come quest'estate, adesso sono un pochino più alti. Si gestiscono secondo quanto abbiamo detto prima il professor Presliasco e io abbiamo detto alcune cose di ragionevole aspettativa. Ma se dovessimo arrivare a valori molto alti, no. Allora attenzione, in Italia abbiamo un valore medio di circa 80-82 di incidenza media settimanale per 100.000 a livello nazionale. Ma abbiamo due province, quella di Trieste come città di Trieste, nella provincia proprio della Friuli Venezia Giulia, che è arrivata a quasi 600 in questo numero di incidenza media settimanale. L'Alto Adige supera i 350. La vera Germania, che a livello di 300 come intero paese, è impressionante, perché siamo arrivati in quelle condizioni in cui le moltiplicazioni che possono avvenire nelle prossime settimane possono mettere in difficoltà anche un paese così strutturato come la Germania, figuriamoci appunto le nostre province. Non dobbiamo arrivare a valori così alti. Eh sì, allora ci dobbiamo anche porre il problema di...